piangeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con gioia Dio che oggi parla ai nostri cuori attraverso il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 29-39. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Amen. Ecco, cari amici, oggi abbiamo in questo inizio del ministero di Gesù, quindi una sua apertura a tutte le persone che avevano bisogno, un suo messaggiare il regno dei cieli, perché questa è l'evangelizzazione, questo è ciò che Gesù stesso ha fatto in mezzo a noi dall'inizio, e lo ha fatto davvero verso tutte le persone, in qualsiasi stato loro stavano. Ecco che per questo leggiamo che quando va a casa di Simone e Andrea, trova la suocera di Simone a letto con la febbre e gli parlano di lei. Ecco che Gesù non è passivo. Gesù non è che non si preoccupa di noi, anzi è molto attento al nostro stato di vita, stato d'animo, stato di salute. E parlando di questa suocera di Simone, Gesù decide di sanarla. Quindi si avvicina a lei, prega, la fa alzare prendendola per mano e la febbre se ne va. Ecco, in Gesù, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo in questi giorni dalla lettera agli Ebrei che ci accompagna anche oggi, in Gesù Figlio noi vediamo il Padre, un Padre che si preoccupa dei dettagli, un Padre a cui importa la nostra vita, la nostra salute, i nostri problemi. Ecco che subito dopo la gente parla di Gesù, parla di quello che fa, delle sue opere, della sua misericordia, dei segni e prodigi che da lui escono. E tutti i malati, gli indemoniati di quella zona vengono portati davanti alla casa. Si dice, si legge in questo Vangelo di Marco, che la città era riunita davanti alla porta. Erano persone assetate della parola di Dio, avevano sentito i segni che lui faceva, ecco perché vanno da lui. Ecco che Gesù quindi guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. E di seguito si dice alla fine di questo brano che abbiamo letto oggi che andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
quanto è importante, fratelli e sorelle, andare da Gesù, perché Gesù non è stretto di manica. Gesù non è che compie un po' di prodigi per qualcuno e per qualcun altro no. Gesù non è che ha un tot di miracoli da fare nelle nostre vite o solo un numero limitato di segni da compiere, ma Lui è Dio. Quindi per ciascuno di noi può fare grandi prodigi, grandi miracoli. Ecco allora che quello che abbiamo ascoltato oggi in questo Vangelo secondo Marco può diventare e farsi carne nella nostra vita. Innanzitutto perché Gesù, che rispecchia la volontà del Padre, ti ama e vuole il meglio per te. Vuole il meglio per la tua vita, vuole il meglio per la tua salute. Cerca la soluzione dei tuoi problemi e te la vuole dare. Ecco perché oggi dobbiamo andare a Lui con fiducia, perché Dio opera sempre, perché Dio ama in un modo che è concreto, in un modo che esaudisce la nostra preghiera. Ha esaudito la preghiera per la suocera di Pietro, dei malati, degli indemoniati. Quindi chiediamo a Dio. Il Vangelo è vivo. Il Vangelo si rende presente nella nostra vita. Quindi se nelle nostre case abbiamo difficoltà economiche, abbiamo malattie, abbiamo disagi psichici, abbiamo divisioni, preghiamo il Signore Gesù. Lui guarisce, libera, interviene nella nostra vita. Non preoccupiamoci. Dobbiamo preoccuparci se noi non crediamo a questa parola, se quello che abbiamo ascoltato oggi per noi rimangono delle parole per aria, descrittive, soltanto un racconto avvenuto 2000 anni fa che non ha nulla da dirmi oggi. Allora sì, vi dico come pastore, come sacerdote, preoccupatevi della vostra vita, perché significa che abbiamo perso la fiducia nella parola di Dio o non l'abbiamo mai avuta. Ma la parola di Dio è efficace. Per questo, come Gesù 2000 anni fa interveniva, agiva, lo può fare anche oggi per te e per me. E crediamo a Lui, apriamo il nostro cuore, non mettiamo limiti alla sua provvidenza e alla sua potenza. E gli diciamo: vieni, Signore Gesù, intervieni oggi nelle nostre vite, donaci di vedere, di scoprire quanto Tu sei grande. Quali segni sei capace di compiere nelle nostre vite. Signore, compi guarigioni, compi liberazioni. Noi apriamo il nostro cuore a Te, Signore, perché da Te viene una forza che mi libera. Da Te viene, oh Signore Gesù, una pace che mi dona serenità nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia casa. E io Ti affido ogni mia intenzione, perché Tu possa manifestarti in mezzo a noi. A Te, Signore, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, annunciamo che Cristo è risorto, che Cristo è vivo e opera prodigi, segni e miracoli come 2000 anni fa. Questa è la notizia che ogni cristiano deve annunciare a tutto il mondo. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao! Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
pensare.